Ciao a tutti, sono Nico e questo è Anime Kicks. I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards and scams, getting the looks in the band, legacy. Oggi sono tornato per darvi le mie impressioni di queste Superfly 2017 dopo averle provate sia in palestra che al campetto. Partiamo dalla tomaia, che è composta sia nella parte anteriore che nella parte posteriore da Duramax. Questa è una di quelle tomaie che ha bisogno di tempo. Infatti all'inizio non è molto morbida, anzi è piuttosto dura, e probabilmente il primo paio di volte che le userete vi darà un po' fastidio il piede, soprattutto nella parte mediale e nella parte posteriore del piede. Però man mano che lo usate, la tomaia si adatta perfettamente al vostro piede e dopo un paio di settimane risulterà molto più confortevole. Un altro aspetto della tomaia che non mi è piaciuto molto è il fatto che non fosse traspirante, e infatti dopo pochi minuti sentivo già molto caldo all'interno della scarpa, e questo diciamo è uno dei difetti. Passiamo all'ammortizzamento, composto da React, una nuova schiuma di Nike, ed è presente a tutta lunghezza, e come detto in precedenza con le Hyperdunk, che presentavano lo stesso sistema di ammortizzamento, io mi sono trovato molto bene e infatti credo sia una buona via di mezzo tra comfort e reattività. Passiamo alla trazione della suola, che diciamo mi ha un po' deluso. Infatti vedendola molto simile a quella delle Hyperdunk speravo performasse molto meglio. Diciamo che indoor ha performato abbastanza bene, non ho avuto molti problemi di scivolare da una parte o l'altra, però fuori al campetto, come spero abbiate visto nel video, si vede proprio che manca trazione, e quindi non la consiglio assolutamente per un utilizzo outdoor, ma soprattutto dentro in palestra. Passando al sistema d'allacciamento, quindi al supporto complessivo della scarpa, devo dire che non sono rimasto molto contento. Infatti vedendo questa scarpa a taglio mid, pensavo che il supporto fosse diciamo una delle caratteristiche di spicco di questa scarpa, e invece questo strano sistema d'allacciamento sì, mi ha dato supporto, ma non è stato fatto secondo me un buon lavoro da parte di Jordan Brand. Forse avrebbero dovuto rinforzare un po' di più il counter in modo da far restare il piede ben saldo sulla base d'appoggio. Passiamo alla vestibilità di questa scarpa. E io, come al solito, sono andato con la mia solita taglia 10 US. Questa scelta della taglia è stata corretta per quanto riguarda la larghezza, infatti non avevo alcun spazio vuoto, mentre per quanto riguarda la lunghezza diciamo me ne sono un po' pentito, perché c'è stato un po' di spazio, forse un po' meno di mezzo centimetro comunque di spazio libero, che diciamo mi ha dato un po' fastidio. Quindi consiglio a tutti di andare in store a provare questa scarpa, di provare a prendere mezza taglia in meno e vedere se magari la larghezza è abbastanza da rendere questa sneaker abbastanza comoda per voi. Come ogni performance test diamo un voto alla scarpa che abbiamo provato, e come forse avete potuto intuire, questa scarpa non mi è piaciuta molto, forse è un po' più adatta a dei lunghi, a giocatori che hanno bisogno un po' più di supporto per quanto riguarda la tomaia, e quindi darei un 7 su 10 a questa scarpa, perché comunque sì, i materiali partono diciamo molto lenti, ma man mano che si usano possono diventare più confortevoli. E sì, un prezzo di 150 euro alla fine per questo tipo di materiali e questa trazione che a volte funziona, a volte no, mi sembrano diciamo un po' troppi. Infatti per lo stesso prezzo ci possono essere alternative migliori, e come vedrete presto le KD10. È tutto per questa review, per questo performance test, e magari se avete provato anche voi queste Superfly 2017 scriveteci sotto nei commenti cosa ne pensate, se magari per voi sono sembrate delle scarpe migliori di quelle che sono sembrate a me. E niente, vi ricordo di seguirci su Instagram, link in descrizione, e niente, siamo su Anime Kicks, ciao a tutti.